Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e mi iscritti più di tutti, bentornati su GiovaCadispo, io sono Giovispo e questo è il terzo episodio della serie Road to Glory. Volevo chiedervi in questo episodio, secondo voi, quali saranno i miei acquisti? Naturalmente, vabbè, state vedendo l'ultimo acquisto ed è Nagatomo. Poi farò, allora, se non mi sbaglio dovrò, farò 3-4 partite, se non erro. Ed arriverò quasi a 4 partite sul finire della divisione, quindi ho alcuni crediti da poter sperperare e dunque li uso per acquistare vari giocatori. Il primo giocatore è Nagatomo, secondo voi quali saranno gli altri? Allora, vi dico che acquisterò un ala destra, acquisterò un attaccante, una T, poi che altro? Acquisterò un CC, anzi due CC. Acquisterò anche che altro? E basta, nessun altro. Vabbè, dettagli. Comunque, commentate se volete che cambi la rosa, che la sradichi completamente, se dalla Serie A passi ad una Ligan, dalla Ligan passi ad una BBVA, dalla BBVA alla BBL, cioè la BPL, dalla BPL alla Bundes, dalla Bundes all'Eredivisie, a tutte quelle che volete voi. E anche consigliatemi il modulo, naturalmente. Vedete qui, ho preso anche un altro, ed è Gary Medel, è un CDC, scusate, un CDC. Allora, pagato pochissimo, ma diciamo che ha buon fisico, buonino il tiro, in sostanza. Però dai, è un buon CDC per sostituire Mutari, De Jong e Villa. Poi acquisterò anche altri, non vi preoccupate. Comunque, volevo chiedervi secondo voi come andranno a finire le partite di quest'oggi. Volevo proporvi questa domanda e se volete sapere i risultati, naturalmente vi consiglio di vedere tutto questo video. L'altro AT è Marco Sau, che ho pagato 850 crediti, poco, però io ho pochi crediti e quindi dovrò puntare su giocatori poco costosi. Marco Sao, veloce, buon tiro, fisico per niente. Purtroppo, diciamo che si potrebbe usare di più come COC Marco Sao, perché ha anche un buon passaggio, insomma, però una buona velocità, 89 di velocità, non è che è da buttare, scusate. Comunque, questi sono i primi tre acquisti, Nagatomo, Medel e Sao. E dunque ora si procede con la prima partita in questa divisione, che è la 9. E in questa partita incontro questa squadra, una PPL. Abbiamo Boruk in porta, il terzino sinistro non so chi sia, Williams, Kabul e quell'altro, vabbè, dettagli. Primo gol arriva con Gomis al 26esimo minuto. Un tiro a giro veramente buono. Poi arriva un 1-1 con un colpo di testa di Keita. Ragazzi, Keita per me è veramente buono. Poi arriva il 2-1 di Gomis. Infatti mi ha segnato quasi sempre ad ogni partita Keita. Mi ha fatto sempre un gol, se non mi sbaglio. Poi si è infortunata, vabbè, non spoiler, scusate, lo spoiler. Vabbè, 3-1, partita persa, caspiterina. 3-1, peccato, perché Marchetti e Montano hanno giocato bene, però il portiere avversario ha giocato ancora più bene. Quindi finisce così 3-1, 500 crediti, 7 tiri, abbiamo la parità dei tiri, solo che il mio avversario ha tirato meglio in porta, quindi la vittoria, secondo me, riflettendoci, ci sta. Prossima squadra è una Serie A, abbiamo Perino, Gbonna, quello non so chi sia, vabbè, Maggio, Pepe, Romulo, Bonaventura se non sbaglio e altri, di cui Pereira. Il primo gol arriva con Keita, mamma mia Keita, però veramente Keita secondo me è buono. Poi arriva un gol col mancino di Muntari a giro, bellissima questa rete di Muntari, un buon tiro. Poi Sao su una punizione, non la può fare Perin, che vede infilarsi alle spalle questo pallone. Poi c'è anche un po' di gloria per il neoacquisto, anche Medel, fa un 4-0. Poi naturalmente io ad ogni partita una cavolata devo fare sempre, il mio avversario segna. Poi c'è Sau che si smarca tutta la difesa e la piazza piano piano dietro le spalle di Perry.
Poi c'è Muntari che con fisico, con furore, prende questa palla. Se ha uno, essendo un esimo avversario, quitta. Giustamente, non è che poteva fare granché. Comunque, 500 crediti, una prima vittoria in questo episodio. E non è da buttare. Una sconfitta, una vittoria, vabbè. Poi vado ad acquistare due giocatori, sono uno è Boce Valero, buono, secondo me buon passaggio, buon tiro, velocità media. Poi abbiamo Antonio Nocerino, che è un giocatore completo, ha tutto sopra i 72 se non sbaglio, è buono, secondo me è molto buono. Incontriamo questo avversario, allora conosco Owedes, poi c'è Farfan e gli altri non so, vabbè. Prima gol arriva con Anderson. Questo tiro che si infrange sul portiere però non va fuori e va in rete. Poi arriva Keita. Guardate ragazzi, avete visto? Mi ha fatto in 3 partite 3 gol Keita. Veramente buono. Poi c'è il nuovo acquisto, Borja Valero. Con un tiro, prima aveva fatto punizione, l'aveva parato il difensore e poi l'ha tirato. Borja Valero è segnato. Seconda vittoria di fila, non male. E mi permette di fare un acquisto visto che Menez si era infortunato. Mi sa che siano infortunato, ah sì, anche Keita, siano infortunati Menez e Keita. Quindi a posto di Keita ho messo Sau, obbligatoriamente. Lo so che non aveva due di intesa, però non ci ho potuto fare nulla. Invece D'Alessandro, diciamo, un buon giocatore. Il primo gol del mio avversario, naturalmente, arriva con un calcio di rigore di Kiesling. Mamma mia, questo Kiesling veramente mi ha fatto venire certi nervi, vai. Poi il gol arriva con Kiesling di nuovo e con un bel pallonetto. Dunque ragazzi, ora vi pongo un quesito visto che non state vedendo più la partita. Secondo voi, dopo il 2-0 al primo tempo, come sarà andata a finire la partita? Commentate con una mia vittoria, commentate se abbia pareggiato, commentate se abbia perso. Naturalmente lo saprete nel prossimo episodio, vi tengo un po' sulle spine. E dunque, se volete saperla continua, vi invito dunque a vedere il prossimo episodio. Se questo video vi è piaciuto, un bel pollice all'insù. E ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!